Arianna Di Benedetto Marinelli, Renato Criguolo, Maria Pia Mucigrosso e Riccardo Poleggi, questi selezionati al premio Michele Boldrini, che annualmente vede entrare nel parterre degli scrittori giovani molisani. A fare il bilancio della stagione letteraria la professoressa Brunella Santoli dell'Unione Lettori Italiani. Brunella Santoli, siamo arrivati alla parola, non dico fine, però al termine di quest'annata. Premio Boldrini quest'anno un po' particolare, perché? Ogni edizione è diversa da quella precedente, quindi anche quella di quest'anno è un'edizione speciale. Abbiamo avuto tantissimi partecipanti, la qualità è salita assolutamente, sia nella sezione giovani che nella sezione scuola. E la nostra giuria è qualificatissima, abbiamo lavorato insieme per tanti mesi fino ad arrivare qualche minuto fa a designare vincitori e segnalati nelle due sezioni. Quest'anno c'è stata un'apertura particolare, mi pare, alle case di detenzione. Sono diversi anni che collaboriamo con gli istituti carcerari sia di Campobasso che di Larino. L'istituto carcerario di Campobasso segnala un proprio racconto nella sezione scuola e a Larino uno della sezione giovani, nel senso che in questi giorni anche negli istituti carcerari si è letto gli stessi racconti che ha letto la giuria tecnica. Quanto è difficile portare avanti un discorso di cultura come tutta l'annata dedicata ai libri e poi il premio Boldrini? È bellissimo, è un'esperienza veramente molto bella per chi ama davvero i libri, per chi legge, per chi scrive, per chi ama proprio perdersi tra queste cose. Però bisogna anche dire che è molto faticoso anche proprio per una serie di circostanze tipiche di questa regione che tutti conosciamo, dove mai nulla è sicuro e quindi vivere sempre in questa precarietà, che poi precarietà non è, ma che comunque non è mai la certezza, non ci fa stare proprio bene. Però insomma, noi siamo sempre molto fiduciosi.